Lino Basilico è il presidente del Santuario della Madonna del Ghisallo, che è gemellato con la Madonna del Boden, e ci sono sempre questi motivi, questi momenti di ritrovo che sono sempre molto belli e significativi. Sono veramente importanti questi momenti, perché venire qua al Boden è una grande cosa, con questa comunità che organizza veramente bene queste feste, queste riunioni. Don, una bella giornata coordinata, una pedalata, gli incontri qui per rivivere i grandi successi dei nostri campioni e poi due autori importanti che raccontano il loro rapporto con la bicicletta e la spiritualità. Esatto, abbiamo voluto dare proprio il senso di che cosa vuol dire pedalare, che è una parte dell'essere uomini. E per far questo, invece delle parole nostre, abbiamo lasciato le immagini di due campioni, perché lo sport ha bisogno di campioni per generare sport. Che bello avere qui un grande del ciclismo degli anni 70 e 80, GB Baron Kelly, che ha scoperto la spiritualità dopo la carriera in bicicletta, è vero? Sì, beh, la spiritualità diciamo che noi ce l'abbiamo di natura dentro. Il problema è che quando si diventa grandi si perde, si pensa di più alle cose materiali, le cose del mondo, e normalmente poi verso la fine della vita uno si ricorda anche che c'è una spiritualità. Io, senza grossi drammi, comunque ho scoperto questa cosa straordinaria all'alba dei 60 anni, e per me è cambiata totalmente la mia vita, la mia visione di vita. Ecco, è bello approfondire questa cosa. In quale senso il campione che gareggiava contro Merckx, contro Hinault, contro Saronni, contro Moser, che spesso dava fastidio, perché Baron Kelly ha vinto due giri di Lombardia, tanti giri dell'Appennino, è arrivato secondo a un mondiale, insomma ha fatto una carriera bella. In che senso poi cambia la visione della vita? No, il problema è che tu hai descritto un po' di vittorie mie, ma per me fino a 3-4 anni fa la mia carriera è stata una delusione. Quindi fino a 3-4 anni fa per me non era piacevole parlare del mio passato, perché potenzialmente io potevo vincere gare molto più importanti, sono arrivato parecchie volte vicino, ma non sono riuscito mai ad arrivare al traguardo finale. Domenico Di Lorenzo, tanti chilometri in bicicletta per scoprire cosa? Per scoprire un senso più grande da dare alla vita e alle cose. Il contatto con la natura, il mettersi alla prova, la sfida con se stessi, hanno così portato a tante riflessioni sulla vita, sullo stare al mondo, sul perché delle cose, almeno ci ho provato. Qualche risposta è arrivata? Qualcuna sì, che c'è qualcosa di più grande che ci assiste e ci accompagna, forse, se si ha fede.